Siamo a Palazzo Dogana a Foggia, voi state manifestando, fate parte della cooperativa Diomede, socio unico, ricordiamo, la provincia di Foggia. Cosa sta accadendo? È un mese e mezzo più o meno che siete senza contratto, tante promesse, però se oggi siete ancora a manifestare significa che qualcosa non va. Siamo a manifestare perché attualmente non c'è stata data nessuna proroga, c'è stato un consiglio, una delibera consigliare con immediata esecutività del consiglio del 5, quindi di martedì scorso. A tutt'oggi non ci sono stati sviluppi, i dirigenti pare che stiano lavorando sulla questione, però ovviamente non considerando il fatto che attualmente noi lavoratori siamo comunque senza contratto e quindi protestiamo qui nell'attesa e nella speranza di sensibilizzare quando più possibile sia l'organo politico che la struttura tecnica dell'ente per cercare di trovare quanto prima una soluzione rapida e soprattutto indolore. Perché da tutta questa questione, qualora si risolvesse, non sappiamo nemmeno per quanto tempo ci sarà data questa proroga dei servizi. Ricordiamo che noi comunque svolgiamo dei servizi essenziali, quali sono quelli della cultura, e attualmente ad oggi i musei sono chiusi perché le scuole vengono e sono tutte rimandate. Ricordo che lo stesso Museo di Storia Naturale da maggio aveva delle prenotazioni, delle scolaresche devono fare delle visite e quindi restano fuori perché noi per un periodo di tempo abbiamo comunque garantito il servizio a titolo completamente personale, però oggi anche questo ci è stato vietato e quindi noi siamo qui. E bisogna ricordare alla gente che i numeri sono persone, ad ogni numero corrisponde una persona. Un taglio sull'economia significa delle persone a casa, delle persone senza lavoro e delle ripercussioni a livello sia familiare che economico del tessuto di Capitanata.